Avete inoltrato anche delle diffide da adempiere? Sì, abbiamo inviato delle diffide non solo come comitato ma anche l'amministrazione, hanno inviato ognuno per ogni amministrazione una diffida nei confronti del Presidente della Regione, dell'assessore regionale agli enti locali, ad Ardizzone e anche al Presidente, al Sindaco metropolitano di Catania, per appunto avvisarli di fermarsi nell'indire le elezioni dell'ente intermedio, perché fin quando Gela, Piazza Emilia, Niscemi e Licodio Bea non hanno concluso il loro iter di trasferimento, le elezioni in Sicilia non si possono indire, quindi noi saremo pronti, qualora loro avessero intenzione di farlo, a bloccare queste elezioni. Bloccheremo le elezioni dell'ente intermedio, quindi è bene che la Regione sappia il rischio che sta correndo nel giocare, perché stiamo giocando ed è vergognoso nei confronti e nel rispetto di tutti i siciliani continuare a fare queste cose. Stiamo giocando con una vicenda che democraticamente è chiusa. I sindaci dei tre comuni stanno semplicemente chiedendo che venga rispettata la volontà popolare, plebiscitaria. Senza entrare nel merito di ogni singola motivazione o convinzione, e di fatto è un atto che comunque alla fine e qualcuno sta cercando, dopo che ha fatto le regole, di nuovamente mischiare le carte per impedire quello che hanno deciso le comunità. Quindi è un paradosso che sinceramente è un'offesa a queste comunità che hanno preso una decisione con degli atti ufficiali fatti sia dall'amministrazione ma dai consigli comunali e dagli stessi cittadini tramite un referendum. Di conseguenza la cosa effettivamente ha una gravità notevole, perché significa la morte della democrazia, perché la democrazia vuol dire che il popolo può decidere. Io aspetto che mi nomino un commissario per stabilire il passaggio di Niscemi con l'area metropolitana, oppure che dica no, un commissario praticamente. Questo è quello che riesce a fare la politica in questo momento. Una cosa è certa comunque, oltre alla Costituzione, per vedere com'è possibile far rispettare le regole, io già ho predisposto gli atti per chiedere i danni e quindi domani la delibera è pronta, delibererò per vedere se ci sono le condizioni per farmi ripagare dei danni ricevuti come immagine da parte dell'assemblea regionale. Il popolo di quattro comunità ha deciso una possibilità, un'opportunità che la legge stessa determinava. Si è espresso con due consigli comunali, si è espresso con un referendum e sentiamo queste situazioni che davvero hanno ben poco a che fare con la democrazia. Allora, proprio perché viviamo in un paese democratico e crediamo nella democrazia, noi lotteremo affinché la democrazia venga rispettata e venga rispettata la volontà dei nostri cittadini. Non si può modificare una volontà che da parte di pochi, quando la maggioranza invece ha deciso un passaggio.